Ma che? Devi imparare a resistere. Ma che imparare a resistere? Mo' ti fumi in faccia. Ma che fai? Spegnila! Al fuoco! Al fuoco! Forza ragazzi con queste scale! Aprite i teloni! Spegnete l'incendio! Spegnete i focolari! 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 Formicolari! Funicolare! Sta partendo funicolare! Sali! Ha fatto il biglietto! Non va niente, è partito! Buongiorno signori, per favore biglietto, grazie. Non l'ha fatto il biglietto, si è nuvolata all'ultimo minuto. Ma quelli mascalzoni fanno tutti così, ma siete abbonato? No, io sono abbonato. Allora mi è stato proprio un guaiaccio. Pronto polizia, venite subito, c'è un furbo che fa il furbo, grazie. Scendere la vettura, forza! Ah, vabbè, scendere la vettura, attenti! Riposo! Scendere la vettura! Scendi! Come hai fatto? Sono sceso! Non da qua, davanti! Ah, perché questa è la discesa! Ecco fa! Andiamo! Forza, favorite gli indumenti! Che già favorì? Indumenti! Solo la camicia però, eh! Vai! Questo è ortaggio a pubblico ufficiale. Che è? Ortaggio a pubblico ufficiale. Chico, è oltraggio. Ortaggio. Quale domande le faccio io? Non mi permetto. Su, pollo, merenda e timbretto. Che? Pollo, patente, libretto. Patenti. Timbretto. Oh, non mi fate perdere tempo. Chi sei? Collega? Chi è il collega? Ughiat. Sei tu, vai, Io. Invece sono io. Perché sono io? Controlliamo. Ha ragione, so io. Dica, appuntala, ditemi. Si è rotto il semaforo, andate a dirigere il traffico. Va bene. In questo quartiere camminano tutti così. Tu sei Enzo Righi. Nato a Napoli. Napoletano. Automatico, è nato a Napoli, è napoletano. E fammi vedere. Che cosa? Fai il napoletano. Io chiamo il carro attrezzi. Carro attrezzi. Ah, mi hai Tu sei napoletano? L'ho detto prima, sì. Fammi una pizza. Ma che pizza? Margherita! Margherita! Ma non ci devi mettere pure tu a mezzo! Senti Cico, questo non è una pizzeria! Quale pizze non si possono fare? Oh! Ci vuole l'autorità con questo qua! Non si può fare la pizza! Non ha detto che non si può fare! Come non si può fare? Yamma bella, accomodatevi! Dove mi devo accomodare? Al numero 3! Numero 3? Sarebbe questo qua il numero 3. Ma perché ne avete ordinato un altro forse? Perché forse ne avete un altro forse? Oh, buongiorno! Chi è? Un bavaglietto. Basta, forza. Pippa. Io me la ciaccia. Sto imbazzando la pizza. Ah sì, lo vedo. Sì. Bravo, aiuto. Voi. Chi le seguite in lezione? Come no? Sì, è vero.
Allora. Ce lo volessimo mangiare sta pizza. Ah, per sta pizza. No. È capricciosa, è capricciosa. Brava. È capricciosa. È finita la mozzarella. Mettici la provola. È finita la provola. Ce la mettere. È finito il pomodoro. Buongiorno. È finita l'olio. Ma non la fate questa pizza, non tenete niente in questa pizzeria. Sta zitto. Lascia. Ma perché non lo fermi? Kill Gian Furnata! Tu mi devi dire che cosa è infornata? Tu lo stai rovinando a questo povero ragazzo! L'hai rovinato! Che c'è? Buongiorno! No, stavo dicendo prima con Stefano che lui veramente si credeva che stavi infornando la pizza. Non aveva capito che stavamo scherzando. Fa caldo, vicino al forno, com'è potente. Se sapevo che il numero 3 era proprio vicino al forno, non lo prenotavo. È pronta la pizza? Ci avete fretta? No, sarà pronta, no? No. Sei angullato. Devi ballare. Magida, buon appetito. Aspetta che ti sporchi. No. Voi siete i proprietari di questo locale, sì? Sì. Facciamo questo tutti i giorni? No, lunedì chiuso. Forchetta e coltello, sì. Per forza. Attende che scotta! Mangia presto che si raffredda! E se me la fate mangiare in bacio questa pizza? Blum 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 blum. Il signore sta mangiando! Non lo disturbare! Scemo!